Sono questi cellulari che sono messi fuori dalla barca. Sì, ma infatti la cosa che più mi ha colpito non è tanto quella dei maiali, che potrebbe essere un linguaggio pittoresco, però le cose pittoresche spiegano molto. Ma a me la cosa che più mi ha colpito è questa cosa dei cellulari, quando viene stretto l'accordo per fare un contratto pubblicitario tra Moncada, cioè Esselunga, e Toti. Allora, lasciano per parlare di questo contratto, che è un contratto di pubblicità, no? Non ci dovrebbe essere niente di strano, niente di segreto. Lasciano i cellulari, spegnete i telefonini e riponiamoli in un luogo sicuro, si legge negli atti. Come nei gangster movie, no? Cioè come nei film polizieschi. Ecco, io mi chiedo se non c'era qualcosa da nascondere, ecco, diciamo la conseguenza è che dopo questo accordo si aprono in Liguria alcuni supermercati Esselunga e alcuni finanziamenti arrivano a Toti e anche al sindaco Bucci. Non solo, arriva perfino la promessa che il vino prodotto allora dal ministro, allora ministro Brunetta, sarà esposto sugli scaffali di Esselunga. Ecco, io mi chiedo e vi chiedo, voi quando firmate un contratto di pubblicità spegnete i cellulari e li mettete in un luogo riservato?